anche il comparto agricolo potrebbe essere toccato sia dall'evoluzione del conflitto, sia dalle sanzioni che si apprestano a varare molti stati. In particolare c'è preoccupazione per l'import-export dei prodotti, delle materie prime, ma anche dei prodotti finiti dell'agroalimentare. Tutte preoccupazioni che credo oggi siano rimbalzate nell'ambito di un evento che non doveva occuparsi direttamente di tutto ciò, ma che inevitabilmente amplifica le preoccupazioni di un intero comparto. A Pescara, per l'assemblea della CIA, c'è la nostra Anna Di Giorgio con il presidente. Anna, buon pomeriggio. Sì Carmine, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche ai telespettatori del TG8. Dicevi bene, con la telecamera di Andrea Berardinelli siamo venuti a Pescara, siamo all'interno del padiglione Daniele Becci del porto turistico Marina di Pescara, proprio per quella che questa mattina è stata l'assemblea elettiva regionale delle associazioni della CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori. E qui con me c'è proprio il vicepresidente nazionale, nonché presidente regionale della CIA, Mauro Di Zio. La mattinata è iniziata intorno alle 9 con l'apertura dei lavori, si è conclusa proprio pochissimi minuti fa e i temi trattati sono stati davvero tanti. Quello che dicevi tu è una problematica che appunto sta tenendo banco nel settore del comparto dell'agroalimentare. Perché? Perché questo conflitto nuovo geopolitico alle porte, diciamo, proprio di casa nostra, l'invasione quindi russa dell'Ucraina, presenterà inevitabilmente un conto anche salato al settore primario dell'economia italiana, e pensiamo nello specifico proprio al settore dell'agroalimentare, perché in queste ore sono tante le questioni di cui si sta parlando. Tra queste c'è un possibile embargo russo sui vini italiani da parte di Putin in risposta a quelle che potrebbero essere le sanzioni del blocco occidentale contro la Russia per questa invasione dell'Ucraina. Su tutte pensiamo all'estromissione appunto della Russia dallo SWIFT, questa piattaforma, società insomma che certifica le movimentazioni bancarie internazionali. Putin risponderebbe eventualmente anche con un embargo, dicevamo, del vino, un embargo russo sul vino italiano che al comparto enologico italiano potrebbe costare, è stato stimato, circa 150 milioni di euro. Ma poi si parla anche del blocco dei fertilizzanti che sono indispensabili per la produzione agricola anche italiana e quindi nello specifico anche della nostra regione, e si parla anche di questa cosiddetta speculazione finanziaria sui cereali, grano e mais, oltre ovviamente al l'aumento esponenziale dei costi dell'energia, luce e gas su tutti, che si traduce in sostanza in un aumento sia dei costi della produzione dei vari prodotti agroalimentari in questione, ma anche delle movimentazioni delle merci. Pensiamo che l'Italia è un paese che per l'80% gestisce la logistica ed il trasporto proprio con movimentazioni su gomma. In sostanza, tutto questo si traduce, Presidente, in un possibile aumento del carrello della spesa del consumatore. Già si parla di un più 20% del costo della pasta. Cos'è che vi preoccupa di tutto questo in maniera più specifica? Cos'è che state cercando di affrontare con più urgenza in queste ore? Ma ci preoccupa un po' l'insieme, perché rischia davvero di essere una miscela esplosiva, però al di là delle preoccupazioni bisogna mettere in campo nell'immediato tutto quanto è possibile. La questione dell'energia derivante da una non lungimiranza del nostro sistema nazionale nell'approvvigionamento e nell'essersi eccessivamente legati da fornitori piuttosto specifici impone di mettere in campo da subito tutte le opportunità. È chiaro che i tempi non sono stretti, però bisogna ripensare a molte delle cose a cui si è detto no in questi anni e farlo non perdendo di vista la questione della sostenibilità ambientale. Sulle questioni del vino, noi veniamo fuori da una pandemia che ha rappresentato di fatto
la prima vera guerra mondiale che ci sia mai stata, anche gli Stati Uniti non l'avevano mai avuto sul loro territorio. Il vino aveva sofferto in maniera importante queste restrizioni e però ha saputo riscattarsi, per cui bisognerà in qualche modo individuare la capacità che comunque c'è del nostro sistema produttivo regionale di affacciarsi ad altri mercati e verificare le possibilità. E poi c'è da individuare anche con sperimentazioni, lì dove è necessario, in tempi rapidissimi, la necessità di individuare anche fonti di approvvigionamento diverso. Ieri per esempio parlavo alla Fiera di Milano della torba che non arriva più per altri motivi, per i florovivaisti italiani bisognerà sperimentare altre forme di approvvigionamento di materie prime per alcune produzioni specifiche, su cui è fondamentale magari prendere in considerazione la canapa piuttosto che altre. Però ecco, il fatto che non si sia fatta sperimentazione prima impone di farla adesso in tempi ristrettissimi e beneficiando ognuno delle esperienze degli altri, perché il periodo rischia di essere davvero pesante sotto molti punti di vista. Presidente, brevemente l'ultima domanda. È possibile secondo lei? Sì, no, Carmine. Scusami, siamo veramente fuori tempo. Insomma, abbiamo capito che l'agricoltura in fondo è davvero in guerra a sua volta contro una serie di problemi aggravati dal conflitto. Naturalmente ci rimettiamo allo speciale di questa sera alle ore 20:05 per ulteriori approfondimenti. Certamente. Ringraziamo il presidente di Zio.